Secondo gli astronomi, queste stelle cadenti, o anche come nella realtà, sono le meteore della costellazione di Perseo, con cui l'atmosfera terrestre viene a contatto e quindi si incendiano e cadono. E cadono, si incendiano e vediamo il fenomeno delle stelle cadenti. Ma come mai questo fenomeno che sta nel cielo alla fine ci interessa a noi? Cioè, incide sull'uomo, su come siamo noi. Ebbene, questa sera vogliamo dimostrare proprio questo, che tutti i fenomeni celesti in qualche modo incidono sull'animo umano, perché non c'è differenza tra quello che c'è nel cielo e quello che c'è nell'uomo. Quindi, secondo la tradizione cristiana, le stelle cadenti non sono altro che le lacrime di San Lorenzo quando è stato portato al rogo, mentre per i greci erano il corpo di Fedonte. Che cosa fa Fedonte? Chiede al padre Febo di portare il carro del sole, non ci riesce, destrieri si imbizzarriscono e quindi il sole manda ondate di calore sulla Terra. Possiamo vedere questo mito come un simbolismo naturale del fatto che in questo periodo c'è molto calore che arriva sulla Terra. Però da un altro punto di vista, da un punto di vista esoterico, molto più profondo e anche teomagico, questo ha un enorme significato, il fatto che Fedonte non riusciva a guidare il carro del sole perché non riusciva in qualche modo a controllare la forza maschile. Il sole rappresenta la forza maschile, la forza dell'io, quindi non riuscendo a controllare queste forze all'interno di sé, i cavalli si imbizzarriscono. In tutte le culture i cavalli descrivono, ci danno informazioni per quanto riguarda il nostro istinto, rappresentano l'istinto. Quindi perdere cavalli, perdere, non riuscire a guidare il sole, non riuscire a guidare la nostra parte maschile, in qualche modo simboleggia perdere di vista anche l'istinto. Mentre per gli antichi indiani le stelle cadenti non erano altro che le anime che stavano nel cielo, che ritornano sulla terra per iniziare un nuovo ciclo di reincarnazione. Negli antichi zoroastriani, invece, le stelle cadenti rappresentavano quelle forze caotiche dell'universo, rappresentavano le streghe. Sirio lancia frecce contro le streghe, ma perché rappresentano le forze caotiche, le forze demoniache? Perché se noi vediamo il cielo, nel cielo c'è un ordine, quello che non c'è in terra. Allora, quest'ordine si deve portare in terra perché ci sia un'unità fra il cielo e la terra. Ebbene, una stella che cade non rappresenta altro che l'ordine che viene a mancare e quindi si innalza un disordine. Questo per quanto riguarda le stelle cadenti. Andiamo, sì, grazie Alfredo, andiamo tra l'altra slide. Questo quindi è San Lorenzo che viene messo a rogo e questo invece è Fedonte che non riesce a guidare il carro del sole.